le primarie al PD, almeno in Campania, adesso anche in Liguria, non portano bene dal loro punto di vista. Dall'altro, secondo me, devono però essere uno stimolo anche per gli altri, perché non è che possiamo, io dico anche questo, è una sfida un po' a tutti queste primarie fallimentari, perché c'è da parte di molti quasi un'attesa come se il candidato d'alternativa a Caldoro dovesse venire per forza dalle primarie del PD, quindi il PD ovviamente ha i suoi problemi interni sui quali io voglio dire non è che ho la presunzione e la voglia di entrare, però spetta anche agli altri, no? Ci sono comunque altre forze politiche della sinistra, c'è il Movimento a 5 Stelle, ci sono quelle forze che a me piacciono sempre di più, cioè quelle popolari che si stanno muovendo nel paese al di fuori anche dei partiti, che probabilmente potrebbero cogliere anche questa opportunità, come capitò a me nel 2011, di farsi avanti con una candidatura che possa completamente sparigliare, sconfiggere Caldoro, perché una riconferma di Caldoro sarebbe una iattura per la nostra regione, però mettere in campo un'alternativa che possa anche infiammare, appassionare, perché io quando giro la città, e non solo la città, sento voglia forte di cambiamento, sia nei confronti di questa litania insomma, delle primarie del PD, ma sia anche di altro. E sulla questione De Luca cosa si sente di dire, visto insomma, che si parla sempre della legge Severino? Ma la legge Severino è cambiata, io l'ho detto già più volte, questa è l'unica, diciamo, evidente e completa analogia che ci sta tra il caso, diciamo, tra la vicenda del sindaco di Salerno e la mia vicenda personale. Poi sono tante altre vicende che attengono anche ad altri sindaci del nostro paese, poi i fatti sono completamente diversi.